Sono ancora 150 i migranti a bordo della Diciotti. L'imbarcazione della Guardia Costiera ferma per il terzo giorno al porto di Catania, dove è arrivata la notte tra domenica e lunedì. Continua dunque la linea dura del governo contro gli sbarchi sulle coste della penisola, linea che da settimane ormai divide il paese. E sulla questione ad interrogarsi sono oggi anche i bassanesi. Io sto con Salvini. So proprio, lo appoggio al 100%, secondo me è giusto quello che sta facendo. Queste persone sono illuse di venire qui e trovare chissà che, e invece non riusciamo a dargli una vita dignitosa, è meglio che restano a casa loro. Mette un freno, perché sennò è finito, qua siamo allo sbaraglio. Però stanno in buone mani, non è che stanno senza pranzo, senza cena, oppure sono sempre accorti sulla nave. Tutti non si possono accogliere, ovviamente, però non bisogna raggiungere l'estremo opposto di non accogliere nessuno, a mio avviso. Bisogna valutare situazione per situazione. Nel caso della nave Diciotti, personalmente avrei fatto sbarcare i migranti. Tanti dicono anche l'Europa dovrebbe però fare la sua parte a questo punto, gli altri paesi. Assolutamente sì. Questo sono assolutamente d'accordo, l'Europa dovrebbe responsabilizzarsi di più. Ognuno dei nostri, dell'Unione Europea, secondo me, deve contribuire ad accettare questi migranti. Quindi secondo te ci vorrebbe più, sì, ci vorrebbe più condivisione? Sì, senz'altro, non possiamo prenderci tutti quanti. L'Unione Europea deve assolutamente collaborare e contribuire con questo, perché l'Italia non ce la fa da sola, non ce la fa neanche a sfruttare le persone, cioè ad aiutare le persone qua italiane. Fa bene, fa male Salvini? C'è tutto un discorso da fare, non commentiamo neanche perché non c'è niente da commentare. Perché... Ma tu apriresti i porti o no? Vabbè, sì. Per l'umanità sì. Per l'umanità sì. Io sono del parere che va bene accoglierli, però che quando sono qui devono rispettare le nostre leggi e comportarsi da persone civili. Chi non le rispetta, le regole, va rispedito a casa.